Salve, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte a tutti belli e brutti, baffamocca, chitte morti. Allora, ragazzuoli, allora, sempre in modalità wifi, ragazzi, non che stiamo sempre a dirlo, non ho altro modo per giocare. E per registrare soprattutto. Oggi è mercoledì, ho massimo un'oretta per giocare e registrare, poi vediamo stasera, ma dubito che possa accedere. E niente, obiettivo 7, ok, missioni, perché missioni? Ok. Ok, accedi al gioco, accedi al gioco. 50 monete, completi obiettivi. Ok, domani penso. E abbiamo tutto questo. Ok. Tiriamo il rigorino, ragazzi, saluto tutti e non saluto nessuno. Saluto soprattutto un bel po' di haters. Ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, per piacere, è tutto, ragazzi. Tiriamo la bomba col nuovo acquisto fatto ieri. Pescata a culo di dietro qua. Ok, segna, qua. Ad averlo più giovane, magari a Cristo. Vediamo, sono 11, quindi due rigori segnati. Due rigori segnati, andiamo a fare il giro a rete del Drogba. E l'abbiamo girato già, che cazzo mi serve, scusa. Vediamoci tutto. Ok. Queste 10 monete, raga. Vabbè, allora, raga, questa è la squadra che stiamo giocando adesso. Luke ha detto quale token è dato. Il token che non l'ho dato io è questo. Resistenza. Ho avuto quasi il più 3. Due da loro e uno mio. Te capì? Bucio del culo. Ok, andiamo. Raga, non ho giocato un cazzo qua. Mi sa che non giocherò un cazzo questa volta. Vabbè. Ancora questo sta. Ma forse qui se ci manda monete nel caso di prendere. Vabbè. Ok. Questo è la sito, ragazzi. Stiamo a 60 punti dalla divisione 1. 58 punti per l'esattezza. Dubito che ci arrivo. Basta perdere una. E saranno cazzi amari. Allora, che vedo lì? Proviamo. Proviamo. Che Dio ce la mandis bonas. Non volevo sbirciare, però ho sbirciato. Vabbè, ragazzi, l'avventura finisce qui. L'avventura finisce qui, ragazzi, pazienza. L'avventura finisce qui. Peccato. Ci siamo divertiti. Ci siamo veramente divertiti. Minchia del Pio, glielo metto. Ci siamo divertiti, ci siamo divertiti, ci siamo divertiti.
Pazienza, raga, dai, non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. L'obiettivo è cercare di non perdere, ma la vedo difficile, raga. Vabbè, ma lo sapevo che sarebbe stata così. A me se perdo, vabbè, mi toglierà 25 punti. Ho visto Divisione 1, ma mi fa 1000, top 1000. Chi è? Non lo so chi è. Beh, sto giocando in wifi, spero di laggi, come laggono parecchi contro di me. Brutto a dirlo. Come cazzo gliel'ha data la palla, raga? E perché non salta? Ah, di che incredibile. Lasciamo aperto, Manu, lasciamo aperto, lasciamo aperto. Io me li che. Non lo vuoi far rivedere, eh? Pezzo di merda. Di gioco, intendo. Ma che è? Ma che è sta cioccolata? Ma dove vai? No, raga. Oh! Oh! Spettacolo, New, spettacolo puro. Vabbè, dai. Mi viene già voglia di quittare, raga. Che cazzo ho appena visto. Ma che cazzo sto vedendo? Dai, raga, ma non è possibile, dai. Bene Forlan. Palla buttata via, peccato. Ora del Piero. Drogba. Ora del Piero. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. E a chi la devo dare? Griezmann. Vogliono evitare rischi e hanno arretrato il loro baricentro. È chiaro che in questo modo vogliono concedere meno campo agli avversari. Forlan la butta lontano dall'area. Nedved. Serve ritmo e velocità. Bene. Vabbè, dai. Meglio che la quitti, raga. Riceve bene Forlan. Önes. Calcio di punizione per l'Inter. Il direttore di gara è stato Clemente, ma secondo me gli sta dicendo questa è l'ultima, amico mio. Se non è la sua zona preferita, poco ci manca. E questa può essere un'occasione. Forlan! Salva Schmeichel! È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Gran bella parata. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Sceglie di battere corto. Matheus. Ma guarda quello dove va. Assolutamente imparabile. Grande matchmaking. Vabbè. Mille volte in allenamento, ma eseguirli alla perfezione in partita, beh, innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante con due reti di scambio. E oggi possiamo spegnere la presa, dai. Di gestire la partita. Brutta palla qui nella terra di nessuno. A me cadono le braccia a vedere il matchmaking in queste condizioni. Com'è bello vincere facile, è vero, eh? Io divisione 2 devo beccare divisione 1. Vero Konami? Che bello, eh? Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Ma boh, 3-0 quittiamo. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Rijkaard. Nello spazio per Del Piero. Davids. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Dove va quella? Di nuovo verso il centro. Önes. Okay. Dai.
Poi gli scrivo, ti piace, dice che faccio, vediamo, risponde. Risponde. Questo è Konami. Tanto non risponderà mai, raga. Beh, neanche vuole vedere. Ha risposto, ragazzi, poi vi dico. Poi vi dico. Andiamo, vaffanculo. Gioco di merda. Gioco di merda. Non ho visto che era. Spero che era. Ho visto. Boh. Gli ho scritto, ma di uno contro di due ti sembra normale come matchmaking? Perché gli ho scritto, bello, facile. Vincere facile, eh? Bello vincere facile. Gli ho scritto. Vabbè, io non so quest'altro chi è invece. No, tanto. Comunque ripartiamo lo stesso dalla D4. Laga era pure per me, sì. Poi esattamente non ho capito, vabbè. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Siamo in uno degli stadi più caldi del mondo e il pubblico stasera ce lo sta dimostrando. L'atmosfera, ragazzi, ve lo devo dire, è davvero elettrizzante. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Tomiyasu prova con una palla filtrante. Attenzione, buona, in gioco. Ma vaffanculo, ma perché non lo salta l'uomo? Difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Costruiscono la manovra con sicurezza. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un
passaggio un po' telefonato in questo caso. Drogba. Ma come cazzo gliela dà la palla? Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Gioca una palla lunga. Edgar Davids. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Ma dai, raga, ma che... Robertson, come molti terzini attuali, dimostra un ottimo senso dell'attacco con le sue discese sulla fascia. Ancora. Non è la gara che ci si aspettava, Fabio. I portieri praticamente non sono stati mai chiamati all'intervento. Allora, smetti tu di scrivere questo. Stiamo a posto, Daniel. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Vieira. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. È attento e allontana senza problemi. Ma perché gliela dà lui? Ma guarda, raga. Ora possono riprovarci. Palla recuperata. Sì, Kimmich, che vabbè. Sceglie di andare per vie verticali. Mamma mia, che pallaccia rischiosa. Ma oddio mio. Oddio mio. Oddio mio. La profonda nello spazio. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Palla recuperata dopo averla persa, ma solo per attimo. Intercetta il pallone, ben fatto. Oh, mi sto sentendo male. Hernandez. Pallone, ma che cazzo spazio ti fermi, oh? Si libera e va. Grosdi ci prova. Grande parata su una palla insidiosa. La gioca in profondità. Gioca il pallone Drogba. Cerca la traccia in profondità. Grande movimento nello spazio. Trova un modo per passare. Palla c'è, ci mette la testa. E c'è il colpo. Ma spero non stia lagando a me, raga, se no godo. Colpisce di testa. Oh, che bello. Oh! Beh. Si ricomincia dall'1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento. Ma con il che gli ha detto così? Billingham. Si sta giocando da mezz'ora. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Vabbè. Mbappé ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. La recupera con grande senso della posizione. Errore qui, pallone sprecato. Mica Cosposito che sto giocando al monte da 27. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Noi dice di no, non si passa. Ottima parata. Eccellente, tiriamo. È rimasto lucido e ha reagito bene. L'altezza sui calci piazzati è decisiva. C'è ben poco da fare se l'avversario. Il portiere allontana il pericolo. Vabbè, dai. Guagno Vieira, guagno. Non pingo palle in. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Fa viaggiare il pallone in verticale. Nedved si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Se ne va. Giocata di classe pura. Ma a mezzo metro, meno ma è scavalca la difesa con un pallonetto. Vinicius Junior
Vinicius Junior, detta lo scatto del compagno come un filtrante. Arrete. Oh, ma guardate quanto è culo sto figlio di scassata qua. Sto greco di merda. Credo sia greco. No, Nico. Tac, guardate. Non fischia la fine. Ma sei ridicolo. Vabbè, no. Io ho scritto ti piace mi è facile, lui ha scritto come mai, e io ho scritto di uno contro di due, ti sembra normale con sto matchmaking, oltre all'ammazzata di lag. Il lag era proprio a me, poi esattamente cosa devo fare? Poi ogni tanto diciamo io ci vuole per fiatare, pure, sta big profess. Poi se non giochi contro di uno, come migliore? Mi prendi per il culo? Partiti, è iniziato il secondo tempo. Cioè, questa cosa devo giocare per forza con il di uno per migliorare. Perché non giochi tu con i top 100, scusi? Che bella che sei! Cioè, non lo so! Perché non giochi tu con i top 100? Io devo giocare per forza con i due. Che cazzo me ne frega a me! Ah, sono nervosito. A posto. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol! Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Perfetta parità dunque. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Ora Nedved passa il pallone, però male. Billingham. Vinicius Junior. Un altro passaggio ben eseguito. Buona costruzione. Tentativo di allungare il gioco. Passata, poteva essere un'ottima occasione. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo spazio. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ma perché si è fermato? In Madonna me, one you. David Kimmi sulla destra, palla a cercare la profondità. Ecco Viera. E dai però, Vanilla, e fallo. Ha spazio per provare il tiro. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono. Ma Nico, però da Funde ti fai fermare così in questo morco virà. E dai, pure questo non tira il gol, ma porca puttana, dai! Ma dai! Ma che cazzo! Trovano un diamut. Sostituzione per l'Italia.
numero 77. È il momento dei cambi, c'è bisogno di forze fresche. E adesso diventa difficile per la difesa avversaria. Questo è il classico giocatore agile, capace di mettere in crisi gli avversari con i suoi scatti in profondità e il suo dribbling. Parità ancora, questa squadra non muore mai. Beh, il mister non sarà certo contento, erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. Brutta palla. Vabbè, l'abbiamo capito. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Neymar. Neymar. Salva Schmeichel. Il portiere è stato impeccabile. Ora parlerà con i suoi per evitare di ritrovarsi in situazioni simili troppo spesso. Retropassaggio corto. Mbappé. Palla Bellingham. Cerca l'uomo là davanti. No, raga, non riesco più ad uscire. Cioè, se è andato in divisione 1, mi prende il culo, lui. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Era al posto giusto, un bel Ma che cazzo sta a fare quello là? E l'idea era quella giusta, l'esecuzione decisamente no. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ma sta a fascia a merda, Vanio. Cerca il movimento di sua in profondità. Totalmente a merda. Non ho più il controllo della palla, Bellingham. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Ma non l'ho data a lui. Prova a verticalizzare. Si sbarazza dell'avversario. Palla al centro. Ma no. E il portiere fa suo questo pallone in mezzo. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni... Partito! E c'è il gol d'Italia! Ce l'hanno messa tutta e sono avanti. Questo lo ricorderà come una... No, Luca fa scudo. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Lui la madonna. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. Sono in vantaggio di un gol. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Ieri è morto. Apre l'alettone e deve far fronte alla pressione dell'avversario. Cerca il salva Schmeichel. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso il compagno. Palla che filtra per Drogba. La gioca sulla destra. Ci saranno 3 minuti di recupero. Tocco morbido. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Gerrard va alla ricerca di un compagno davanti. Lancio lungo del portiere. Che non fischia. Ok. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Non mi dai da mangiare, ovviamente.
Se non vinco questa, la vedo dura fino a stasera. Vediamo un po' come va. Ma ovviamente cerco di giocare sempre di mostrare. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Scusa, ma... Cori, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria. E il Drogba! Traversa, ha colpito la traversa. Bel tentativo, peccato, non va. Vabbè. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Va sul sicuro, la lontana senza pensare, Enza al tiro e ci prova. E qui il portiere ha tolto dall'angolo, gol praticamente già fatto. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Riconquistano subito la palla. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Sceglie di andare per vie verticali. Dai. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Lancio lungo e alto. Apertura sulla sinistra, lunga. E toglie la palla dalla zona rossa. Torres. Adesso possono ripartire in contropiede. Palla buttata via, peccato. Una bella giocata nello spazio. Pallone dentro. Un momento da tanto, vanno che sei cool, eh. Che va così. A quanto pare le prime conclusioni sono a senso unico. No. Ha cominciato davvero forte, grande ritmo, grande aggressività, diverse occasioni da gol. Se continua così, prima o poi la partita la sbloccano. Davids. Passaggio corto, palla che filtra per Drogba. Vabbè, devo tirare, basta, fai frase. Devono andarselo a prendere subito. Va sul sicuro e la allontana senza pensare. Che cazzo stava a fare qui? È intervenuto quando c'era bisogno di lui. Drogba. Errore qui, pallone sprecato. La tua opinione su quanto visto finora, Luca? Secondo me si vede chiaramente chi è sceso in campo con più grinta. Il pareggio non durerà. Minchia, raga, com'è tosta, raga. Non si fa sorprendere da quella palla. Difesa impeccabile qui. Non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Vabbè. Griezmann. Questa la sfera senza tanti complimenti. Palla a Rummenigge. Ma vaffanculo, io sto cazzo di tiro solita sensazionale, do, ma cacca tu cazzo, allora te l'hai emendato. No, è bellissima. Rummenigge. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. È fuori gioco per lui. Sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Kimmich. Davids. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Direi che il terzino sta facendo. Calcio di punizione per il Galatasaray.
Davis. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. La gioca in avanti con un filtrante. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Punteggio immutato, 0-0 tra le due squadre. Palla che filtra per Drogba, prova a verticalizzare. Griezmann, Fernando Torres, Vinicius Junior. E ora deve concludere, la prova il tiro, ci prova di nuovo. E ha provato il gran numero. Mannaggia. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui, si è coordinato bene. Certo, non era facile. Costa curva, si fa trovare un punto. Giovedì. La calcia lunga nel corridoio di destra. Ma che palle, oh, ma sto coglione io però, eh. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Prova a giocare in avanti, si è caduto con il compagno qui. Senti, senti, sotto forse di mia nipote, che era maestra di asilo. Ma questo è peggio di me, uno due, guardate, minchia, infognato proprio. E me l'ha messo in più. Lo sapevo. Uffa, ma no. Ah no, l'esultanza no. Portare la sua squadra in vantaggio. Adesso sarà dura per gli avversari. Aggressività e verticale. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Il primo tempo va in attivo con un solo gol su Tabellino, che al momento è quello che decide anche la partita. Negli ultimi 45 minuti però può ancora succedere di tutto. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. L'Italia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Occasione da rete, il pallone è dentro. No, ma sono entrati in campo con un altro palazzo, si vede subito in questo secondo tempo. Non si è lasciato ipnotizzare dal portiere ed è riuscito a vincere il duello. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Si riparte di nuovo in parità. Quando si confrontano situazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Hanno ottenuto un fallo laterale. Gilberto Silva. Ma dove cazzo la dava? Tenta. Oh, Madonna mia, che purtroppo non ha trovato il gol. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Dai raga, però così no. Gli avversari hanno fatto buona guardia. Vede la partenza del compagno e prova a seguirlo. Può concludere. Madonna mia, l'avevo visto. Bella azione. Un po' più preciso sarebbe entrata. Kimmich. Ci hanno fatto un grande regalo con questo ottimo inizio di secondo tempo. Subito pareggio. Partita. Drogba. Kobel chiude la porta. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. La devo vincere questa. Che si perde sul fondo.
tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Allontana il pallone. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cerca la traccia in profondità. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericoloso. Ha preferito andare sul sicuro. La riprendo immediatamente. Ma vaffanculo, vai. Non erano dalla loro parte. Possono respirare. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Alza la palla in profondità per suo compagno. Dai. Splendido dribbling qui, gran giocato. E c'è quello il Galatasaray. Ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti. Pazzesco, il tiro aveva un effetto pazzesco. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggere la traiettoria. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Kimmi. Hanno ancora sostituzione a disposizione. Vediamo se il mister vuole cambiare qualcosa. Fa viaggiare il pallone in verticale. Partiranno con una rimessa laterale. Sta incazzando, raga. Vabbè, dai. Che anticipo, dai. Si prevedere il futuro. Non deve stare a preoccupare là. Perché sta lui là, raga? Io ho messo difensivo. Coso là. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. La gioca lunga sulla sinistra. Nello spazio per De Piero. Che giocata in dribbling. Devono pareggiare. Un commento, raga. Non voglio commentare. Anche i difensori per accompagnare la manovra. Ancora. Passa il pallone, però male. Ancora. Gioca una palla lunga. C'è l'opportunità per il contropiede. Beckenbauer si appoggia al portiere. Cafu. Pallone interessante in verticale. Riceve, ci prova. Grande occasione, ma palo. Del Piero dentro. Vabbè, è andata, raga, dai, ci ho provato. Che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Rummenig. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Beckenbauer. Ecco Maradona. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Rummenigge. Ma come si fa, raga? Ma avete visto i contrasti? Mancano pochi secondi alla fine. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Pires. Finisce così, non c'è più tempo. Non dimenticheremo presto lo spettacolo di questa gara, una bella partita da ritmo sostenuto con tante occasioni da una parte e dall'altra. Probabilmente sarebbe stato più giusto il pareggio, ma il calcio l'ho scattato. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è... Ho fatto punti, raga.
due turchi.